In questa città la tassazione sta diventando insopportabile in un quadro nazionale già di per sé difficile. Qui i cittadini, per le difficoltà che conosciamo, per la mancanza di lavoro, per la crisi oggettiva, oggi stentano sotto tutti i punti di vista e quindi far pagare in unica soluzione somme anche significative diventa impossibile. Per cui abbiamo ritenuto necessario, ecco, consentire loro di poterlo fare ratezzando fino al numero di 6, quindi entro questo anno, secondo gli importi, secondo fasce di importo. Mi sembra un atto dovuto che va nella direzione di accogliere le istanze dei cittadini. Ecco, però bisogna certificare lo stato in cui una persona si trova, ma soprattutto essere in regola con i precedenti pagamenti. Ma è fuori di dubbio, noi vogliamo privilegiare un comportamento virtuoso e andare e rispettare ecco, l'impegno, la disponibilità degli onesti in questo senso. Quindi noi questo lo faremo a tutti coloro che dimostrano di aver pagato le prime due rate. Andrà a controllare, voglio dire, c'è una campionatura per verificare che io dichiaro tot superficie quando in realtà magari non ho No, quella. ma oddio, io penso che stragrande maggioranza dichiara il giusto, poi i controlli noi li facciamo con i nostri messi e con i nostri agenti e qualche volta si trova anche situazioni nella quale magari si è abusato, si è fatta una dichiarazione infedele. Però io penso che questo lavoro teso all'evasione debba essere fatto di concerto con tutti. In tal senso abbiamo concordato con le associazioni di categoria, con i commercianti, di lavorare insieme per aiutare il Comune a poter applicare questo tributo distribuito nel numero giusto, perché più pagheranno, meno pagheranno tutti. Questo credo che sia un principio a cui tutti dobbiamo uniformarci. Facciamo capire anche la misura di quanto dovete incassare, quanto deve prendere il Comune dell'Aquila. Il Comune dell'Aquila deve incassare circa 9 milioni con questo tributo, che è un parte significativa del costo complessivo di 14 e mezzo, che è il costo del servizio svolto dall'ASM. Con questo conguaglio, con questa rata TARES, noi dovremmo incassare circa 4 milioni. La cosa importante è poterla incassare per pareggiare il bilancio. Se non può essere fatto perché il cittadino non può Parliamo entrare. del bilancio del 30 aprile, assessore. No, no, parliamo del bilancio, parliamo del 2013, questo è un tributo riferito al 2013 e quindi noi penso che facciamo cosa responsabile e utile per i cittadini allo stesso tempo consentendo questa rateizzazione. Ecco, è lo Stato che vi ha girato dal 2010 circa 130 milioni di euro proprio per sopperire alla mancanza dei mancati introiti e le 11.000 utenze che mancano sono state scoperte, sono state trovate, cioè avete dei numeri su questo? Sì, ma le 11.000 utenze si riferiscono alle abitazioni non agibili, quindi noi avevamo 33.000 utenze prima del terremoto. Chiaramente ci sono adesso 10, ma man mano che passa il tempo questo numero diminuisce, sono le abitazioni non agibili, quindi che non sono sottoposte, soggette a questo tributo. E proprio per questo lo Stato ci ha consentito di ripianare in parte questo handicap con un contributo straordinario. Certamente, man mano che va avanti la ricostruzione, diminuiranno queste utenze, e naturalmente ci auguriamo che aumenti anche la base imponibile e quindi la diminuzione del contributo per ognuno. Ecco, altra novità, da ultimo lo sportello aperto tutti i giorni, quindi non soltanto 2 giorni a settimana, proprio per permettere un front office veloce, perché insomma si stanno verificando delle situazioni imbarazzanti. Il cittadino che si è visto recapitare una bolletta pepata, diciamo così, è chiaro che è andato a chiedere spiegazioni, informazioni e c'è stata una ressa lì che ha creato qualche problema presso i nostri uffici. Allora io comprendo il disagio del cittadino e la richiesta di chiarimenti. Noi dobbiamo essere all'altezza e poter dire a tutti come stanno le cose e dare anche la spiegazione che ci sembra scontata, ovvia. Il più delle volte è un guasto, un'informazione che i cittadini magari, se avessero ben letto la loro dichiarazione, non avrebbero fatto, non avrebbero chiesto, però penso che sia utile in ogni caso rispondere a tutte le istanze e per poterlo fare
e evitare quei disagi allo sportello, abbiamo deciso, deliberato, di tenere aperto tutti i giorni lo sportello, ampliando anche l'orario di ricevimento.